Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete intuito, oggi si parla di retro game e quando si parla di retro game non si può che parlare di OGC. Ma questa volta i due ragazzi della OGC si sono superati e hanno dato la possibilità a noi amanti del retro game di avere in un palmo di mano tutti i giochi arcade che vogliamo, quindi la possibilità di giocare ovunque noi vogliamo ai nostri giochi retro game preferiti. Quindi ragazzi, adesso esco da questa console e guardiamo da vicino la vera console portabile OGC. Allora ragazzi, la console vi arriva in un pratico case protettivo che sarebbe questo, è una valigettina e all'interno ovviamente troviamo la fantastica OGC portatile. Nella confezione, o meglio all'interno della custodia, trovate una Biro Gadget della OGC, l'alimentatore per caricare la console e ovviamente la console. Quindi adesso la andiamo a guardare un attimo da vicino e poi ne guardiamo tutte le caratteristiche tecniche, perché veramente ragazzi questa console è spettacolare, ve lo dico subito. Allora ragazzi, è una console di dimensioni veramente piccole. Se pensiamo che negli anni 80 con 200 lire, cioè una moneta di queste dimensioni, si poteva giocare ad un gioco nella sala giochi. Adesso con una console di queste dimensioni possiamo giocare a tutti i giochi che vogliamo in un ingombro praticamente di uno smartphone. Cosa dire ragazzi, ovviamente il suo forte ragazzi è la portabilità. Possiamo usarla sul divano, in giardino, in bagno, in camera da letto, al McDonald's, cioè veramente ragazzi c'è la libertà di fantasia di utilizzo infinita. Possiamo portarla in vacanza, cioè possiamo portare dove vogliamo questa console, anche perché l'autonomia della batteria è veramente esagerata. Cioè qua i ragazzi della OGC si sono impegnati anche in quello e questa console ha l'autonomia che vale dall'ora e mezza alle 2 ore di utilizzo, quindi tanta roba. Uno si stanca di utilizzarla prima che si consumino le batterie. Ha un display da 3,5 pollici e si vede benissimo. Molto definito, è veramente ragazzi di qualità top. Adesso andiamo a guardare da vicino nelle sue caratteristiche tecniche e poi tiriamo le conclusioni su questa fantastica console OGC portabile. Allora ragazzi, partiamo dalle sue caratteristiche tecniche, anzi adesso mentre ne parliamo l'andiamo anche ad accendere. Qua c'è l'interruttorino per andare ad accendere la console, che adesso si sta accendendo, come vedete, carica il sistema operativo di cui parliamo dopo. Qua abbiamo la micro USB per la ricarica e qua abbiamo l'ingresso jack da 3,5 per collegare le cuffie. Qua abbiamo le due casse, quindi abbiamo un suono stereo. Qua abbiamo tutti i tasti di comando che ci servono, qua abbiamo anche gli altri due tasti qua sopra in alto. Qua da parte abbiamo 4 micro tasti che servono per la configurazione del display, del volume, della luminosità, cioè del contrasto, tutto quello che riguarda le opzioni dello schermo e dell'audio. Vedete che sta caricando, ovviamente carica tutti gli emulatori che sono praticamente gli stessi che abbiamo all'interno della console grande, o meglio delle sue sorelle maggiori. Il sistema operativo è lo stesso e anche gli emulatori sono gli stessi, è questo che veramente ragazzi è figo di questa console. Qua da parte abbiamo, vedete, i LED che ci indicano lo stato di carica della console. Ce ne adesso non so se quali vedete dalla videocamera, comunque ci sono 5 LED. Vedete che ce n'è 4 accesi rossi, ne manca uno che sarebbe stato quello della carica massima. Quindi abbiamo anche l'indicatore di carica. Ecco, vedete che adesso il sistema operativo è stato caricato, lo facciamo partire e guardate ragazzi, abbiamo tutti, e ripeto, tutti gli emulatori che ci sono nelle sue sorelle maggiori. Quindi lei è piccola ma ha tutto, praticamente abbiamo tutti gli stessi giochi, tutti gli emulatori uguali, stessa grafica, stesso sistema operativo, perché qua c'è sempre installato il sistema operativo Olga, il sistema operativo sviluppato da questi ragazzi della OGC. Ed è questa la cosa figa di questa console, avere sì tutti i giochi disponibili ma con un sistema operativo che li supporta benissimo, facile da utilizzare, cioè lo stesso che abbiamo nelle sue sorelle maggiori. Quindi vi dicevo, vedete tutti gli emulatori con tutte le funzioni del sistema operativo Olga.
Poi ragazzi, cosa dire, il joystick è bellissimo da utilizzare, cioè morbido, funziona benissimo, cioè, ma resistente, nel senso che comunque si sente che non ci lascia da un momento all'altro, ma è un joystick molto concreto. Anche i tasti danno l'idea di essere molto resistenti, cosa importante ovviamente per una console di gioco. Quindi ragazzi, qua da parte, come vi dicevo all'inizio, ci sono i quattro tasti, che vedete che se io li vado, sono micro tasti ragazzi, questi non si schiacciano se non si vogliono schiacciare, nel senso bisogna proprio andare a cercare. Ok, vedete che si apre la schermata con tutte le funzioni, che poi sarebbero le funzioni di regolazione, vedete, del contrasto, della saturazione, del volume. Possiamo scegliere la forma del display, cioè tutto quello che riguarda il display e l'audio è all'interno di questi tasti. Ok, adesso siamo tornati nel nostro menu principale. Come vi dicevo, il sistema operativo è sempre quello Olga, quindi abbiamo la cartella dei preferiti, dove all'interno, vedete, ci sono tutti i giochi preferiti che in questo caso ho salvato io. O se no possiamo andare a sceglierli tutti all'interno del vario emulatore. Quindi supponiamo di entrare in un emulatore, che ne so, scegliamone uno a caso giusto per, quindi entriamo nell'emulatore, facciamo per esempio l'emulatore MAME. Qua possiamo, abbiamo tutta la lista di giochi, come succede, la stessa identica grafica, perché il sistema operativo è lo stesso delle sue sorelle maggiori, quindi possiamo andare direttamente alla lettera Z, dal primo gioco quindi all'ultimo. Possiamo andare avanti di gruppi di 40 giochi alla volta, o tornarci indietro, possiamo andare avanti di uno alla volta, o addirittura possiamo entrare e andare a cercare il gioco per lettera. Quindi vedete, lettera A, abbiamo questi, o se no lettera E, andiamo subito alla lettera E, quindi abbiamo una ricerca del gioco velocissima, oltre che all'emulatore, cioè noi siamo dentro all'emulatore, quindi sappiamo già che giochi ci sono all'interno di quell'emulatore, o più o meno, comunque noi cerchiamo un gioco all'interno di quell'emulatore, in un attimo riusciamo a trovare anche il gioco all'interno di quell'emulatore. Poi, tirando la levetta verso destra, vedete che è apparsa la stellina, vuol dire che abbiamo salvato il gioco nei preferiti. Quindi adesso noi, se noi andiamo a uscire adesso dall'emulatore e andiamo a cercare la cartella preferiti, adesso facciamo, eccola qua, vedete che in questa cartella adesso abbiamo tutti i preferiti. Ovviamente il gioco manca, quello che ho salvato adesso, perché lo dobbiamo andare a caricare, quindi basta andare a cliccare su start. Vedete che c'è ricarica lista giochi, facciamo A, gli diciamo sì di ricaricarla, e vedete che è apparso anche il gioco che avevo scelto adesso. Quindi d'ora in poi quel gioco sarà nei nostri preferiti. Se vogliamo eliminarli, possiamo eliminare i giochi dei preferiti, cioè veramente praticissima in tutto questa console, come le sue sorelle maggiori, ripeto ragazzi, perché comunque il sistema operativo è lo stesso. Quindi ragazzi, adesso vi faccio partire un gioco un attimo, giusto per avere l'idea. Vedete che adesso lo va a caricare. E vedete ragazzi, qua andiamo a inserire i crediti, qua andiamo a far partire il gioco con i tasti. Possiamo poi configurare i tasti, nel senso che abbiamo la libertà di, oltre a una configurazione di default, la possibilità di configurare i tasti a nostro piacimento. Se vogliamo, la B fa il salto, la B fa le bolle in questo caso, cioè veramente libertà in tutto. Schiacciando il tasto select e start insieme si ferma il gioco, andiamo su exit e torniamo ai nostri emulatori, è meglio, in questo caso siamo tornati ai preferiti, ma se faccio A torniamo agli emulatori. Ok, vedete che siamo tornati agli emulatori. Adesso diamo un'occhiata anche all'interno, perché comunque all'interno ci sono delle cose da scoprire per questa console. Quindi basta girare la console sotto sopra, andare a svitare le 6 viti che tengono il coperchio sotto della console. Ecco ragazzi, non dovete avere paura a svitare, di avvitare queste viti, perché tanto non si avvitano nella plastica, quindi non c'è problema di andare a rovinare il filetto, perché sono avvitate con un filetto nel metallo filettato, quindi non c'è proprio nessun problema, nessun rischio. Potete svitarle e riavvitarle anche un miliardo di volte senza nessun problema. Quindi adesso abbiamo tolto le viti e andiamo a togliere il coperchio. Ah, avete visto che qua c'è il buco che ci fa vedere questa micro SD. Questa micro SD è la micro SD che racchiude il sistema operativo Olga.
Quindi togliamo il coperchio e vedete la console all'interno. Qua abbiamo quattro porte USB che ci danno la possibilità di fare varie cose. Ovviamente una è già occupata dalla memoria USB, dove sono caricate tutte le ROM dei vari emulatori. Quindi ci rimangono tre porte USB libere, che sono porte che ci servono in certe situazioni estreme, dove collegare una tastiera esterna quando la console va in modalità recovery per entrare nel suo menu. E qua, ragazzi, vedete, c'è la porta LAN per collegare la console per fare gli aggiornamenti, perché questi ragazzi rilasciano spesso gli aggiornamenti per le console, ovviamente gratuiti, lo saranno sempre gratuiti, questo è importante, perché continuano a sviluppare il sistema operativo Olga con nuove funzioni, nuovi emulatori, cioè veramente loro lo sviluppano, lo continuano ad ampliare e migliorare, ovviamente. Quindi basta collegare la console a una presa LAN del nostro modem e la console, se c'è un aggiornamento, lo fa. Quindi ragazzi, qua abbiamo tutto il bordo, è stampato in stampa 3D, perché ovviamente se lo fanno da soli questi ragazzi, quindi hanno fatto il disegno del progetto in 3D e se lo stampano da soli. Allora ragazzi, avete visto che figata paura è questa console? Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione per contattare questi due ragazzi della OGC, così vi fate dire le informazioni che vi interessano di più, o meglio visitate anche il loro sito, perché ovviamente di prodotti ne fanno tantissimi, tutti artigianali, perché ripeto, lo fanno a tempo perso, quindi loro lo fanno per passione, e per passione creano cose di questo genere che sono tanta roba, ragazzi. Quindi se questa console retro gaming portatile vi è piaciuta e questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube. Ci vediamo nei prossimi video, voli, test e recensioni, ciao!